Cosa accadrà nella prossima puntata di Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni dell'appuntamento previsto per domani, venerdì 19 aprile in prima serata. Domani sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Terra Amara. La soap turca, titolo di punta nei palinsesti Mediaset, giunge ormai alle battute finali. Manca davvero poco e scopriremo il finale per tutti i personaggi coinvolti. Occhi sicuramente puntati su Zulia e sulla sua famiglia, siccome è con lei che è cominciato tutto. Nella puntata di domani sera è giunto il momento di celebrare le sue nozze con Hakan, dopo che finalmente si sono riappacificati e che lei è al corrente di tutto. Peccato però che ci sarà un contrattempo notevole e che i diretti interessati trascorreranno delle ore davvero parecchio agitate. Ecco cosa dicono le anticipazioni a tal proposito. Terra Amara, anticipazioni della puntata di domani. Cosa vedremo nel nuovo episodio in onda su Canale 5? Zulia e Hakan si stanno preparando per celebrare il loro matrimonio e iniziare una nuova vita insieme. Fikret e Lutfiay hanno trovato una sistemazione provvisoria. Durante questo frangente, Lutfiay è alla ricerca di una compagna per suo nipote e si concentra su Zeynep, una nuova insegnante della scuola locale e amica d'infanzia di Cetin, recentemente tornata ad Adana. Con l'aiuto di Cetin, Lutfiay organizza una cena per presentare Zeynep a Fikret e tra loro sembra esserci subito un'intesa. Sermin e Betul, dopo aver fallito il loro tentativo di trasferirsi a Istanbul, sono costrette a vivere nella casa di Gaffur e affrontano una situazione di difficoltà economica. Disperata, Sermin ruba la spilla d'oro portafortuna di Leila per venderla e guadagnare qualche soldo. Alla villa Yaman, tutto è pronto per il matrimonio tra Zulia e Hakan. Lutfiay, che dovrebbe ufficiarlo, non è ancora arrivata, causando preoccupazione a Zulia. La donna teme che Kolak, in cerca di vendetta per l'ordine di demolizione firmato da Lutfiay, possa averle fatto del male. Arriva a pensare che addirittura possa essere morta a causa della furia dell'uomo. La polizia è al corrente di tutto e Kolak viene arrestato come sospettato principale della scomparsa di Lutfiay. Tutta la città crede che Lutfiay sia stata uccisa da Kolak. In realtà la donna, mentre si recava in auto alla villa Yaman, è stata fermata da Vaep. L'uomo in fuga dalla gendarmeria, ha sequestrato la sua auto. Lutfiay riesce a ottenere un passaggio e raggiunge la polizia, dove incontra Zulia, Hakan e il procuratore per spiegare cosa è successo. Una volta chiarita la situazione, la donna può finalmente celebrare il matrimonio.